Buongiorno a tutti. Oggi in Italia, in molte città italiane, le associazioni delle persone con sindrome di Down sono in piazza per ricordare la giornata mondiale della sindrome di Down. Ecco, noi qui a Termini stiamo facendo pure questa iniziativa con due manifestazioni, una tutta in piazza, che è un progetto nazionale che si tiene in contemporanea con altre 22 piazze, è la presentazione della guida a lettura facilitata che abbiamo realizzato in un progetto nostro grazie al contributo avuto dalla famiglia e dagli amici di Nino Agnello, di una raccolta fondi che hanno fatto in sua memoria. Ecco, poi subito dopo questa manifestazione della presentazione della guida ci trasferiremo tutti a Piazza Duomo dove inizia il progetto Tutti in Piazza, dove abbiamo coinvolto altre associazioni che interterranno i ragazzi, i bambini, bici, percorsi in bici, percorsi di educazione autostradale e le vespe. Ci saranno in piazza pure il materiale che hanno realizzato i ragazzi nel laboratorio di pittura. Ecco, siamo lì ad accogliere tutti quanti vogliono notizie, informazioni sulla sindrome, sulla nostra associazione e sui diritti delle persone con disabilità. Salve a tutti, allora io sono Rosa Robianco e sono l'operatrice che sta seguendo il progetto che si svolge oggi in 22 piazze italiane, un progetto nazionale che è partito lo scorso dicembre e che prevede la partecipazione di quattro ragazzi, ma noi abbiamo fatto partecipare un po' tutti, che vede appunto come obiettivo i diritti dei nostri ragazzi. Il progetto appunto si intitola Con noi e nonno. Per noi e non con noi, perché praticamente proprio prevede questo, l'autodeterminazione appunto dei nostri ragazzi che hanno la capacità di poter lavorare, vivere insieme, viaggiare, fare sport e quindi questo appunto prevede dopo un percorso di autonomia di dare. O meglio, i nostri ragazzi sono in grado appunto di poter fare con determinazione quello che loro vogliono. Questo progetto, quindi, come dicevo prima, oggi, che è per la giornata mondiale delle persone con sindrome di Down, vedrà i ragazzi appunto essere partecipi, attirare l'attenzione di tutta la gente che passerà per la piazza e dire veramente quali sono i nostri progetti. Io devo ringraziare anche tutte le associazioni, in primis il Comune di Termini Imerese che ci ha appunto dato il patrocinio e la collaborazione per questo evento, poi le altre associazioni che oggi ci aiuteranno ad attirare tanta gente nel nostro territorio, quindi Vespa Club di Termini Imerese, il Museo del Motorismo Siciliano con Nuccio Salemi, quindi, che sarà qui con noi mettendo in mostra appunto una macchina, l'associazione Jobel, poi abbiamo Movi Termini, che è una serie di associazioni appunto che lavorano per il nostro territorio. È il Jobel e Sport Web Sicilia. Il progetto che è iniziato quindi a dicembre, dicevo, si concluderà intanto, porteremo i ragazzi a Roma il 15, il 6 e il 16 aprile e si concluderà a maggio. In tutto questo i ragazzi, sempre in questa forma di autodeterminazione, possiamo definirli così adulti e poter vivere anche nel mondo della società come tutti gli altri. L'Associazione Persone Down a livello nazionale è una delle associazioni che ormai da circa un ventennio lavora per l'implementazione dei diritti delle persone Down. A livello territoriale, la nascita di questa associazione, grazie ad Ignazio Cusimano e ad Agostino, il professore Agostino Moscato, parliamo di un genitore di un ragazzo con sindrome da trisomia 21 e di un insegnante di educazione fisica e poi di sostegno della nostra città. Grazie alla loro intrapresa, devo dire che è stato offerto uno servizio alla cittadinanza, non solo di Termini Imerese, ma di tutto il comprensorio. Hanno sostenuto per tantissimi anni, per decenni, tutte le famiglie che alla nascita di un bambino con trisomia 21 iniziavano questa avventura, diciamo, di conoscenza.
ma hanno sostenuto l'integrazione a livello scolastico e poi con tutta una serie di progettazioni, ma soprattutto con il coinvolgimento attivo da parte di tutta la comunità, ad oggi credo che siano una delle poche esperienze che siano riuscite ad implementare dei progetti di inclusione sociolavorativa. Per cui, per farla breve, oggi è veramente a Termini Imerese la giornata dei diritti delle persone down e per questo dobbiamo ringraziare tutti gli attori coinvolti che ho già citato e soprattutto imparare da questa esperienza, perché l'attivazione dei diritti, il riconoscimento dei diritti è sempre un fatto che riguarda e che può partire soltanto grazie all'interessamento di tutta la comunità e, mi permetto di aggiungere, soltanto se la famiglia fa da ponte, cioè se riesce innanzitutto essa stessa a superare lo sguardo sulla disabilità come una diversità e ne fa invece una potenzialità di rapporto con il territorio. A giocare! Il lavoro! Il lavoro, Angelo, vuole il lavoro! Mamma mia! Il lavoro! L'amore! Marco! Viva! Ivan, che diritto vuoi tu? Lupo, a mangiare! A mangiare! Io che è il mio lavoro! Pure lui il lavoro! Aspetta, ce n'è uno! Fabio! Aspetta, Aurora! E tu, amore! Io! E diritto ad essere curati! Ad essere curati, vero amore? Allora qui c'è un diritto fondamentale, perché noi abbiamo una coppia nella nostra associazione e forse qualche giorno il diritto a... Esatto, quello è il diritto vecchio cavallo. E dopo il lavoro? E dove è? Cavallo, cagliano, bravi!